Ciao ragazzi, allora è arrivato il momento di saldare l'orologio che ho ricevuto già tanto tempo fa. Adesso vediamo ancora quello che c'è dentro. Questo che servirà dopo è il cavo di alimentazione, la batteria. Questo mettiamo qui. Ok, allora la scheda abbiamo qui, dove andiamo a inserire tutti i componenti, e dentro abbiamo una cosa pazzesca che adesso devo tutto sistemare con questi componenti qua. Ok, questo display è il processore, diciamo, chip e altri componenti lasciamo per dopo. Qui abbiamo transistori, resistenze, condensatori. E adesso sistemo questo tutto e andiamo dopo avanti. Sono pronto. Ho messo un po' per capire le scritte, cosa c'è scritto qua sui componenti, però adesso è tutto a posto e cominciamo a saldare. Ok, accendo il saldatore, prendo un po' di flussante, comincio con i componenti SMD, sono quelli piccolini. E dopo mano a mano prendo sempre più grandi e andiamo così avanti. Ok, prendo un po' di flussante e comincio a inserire la scheda. Ok, sul computer ho aperto lo schema così controllo se mettiamo tutto giusto e cominciamo. Allora, resistenza. Thank you.
con SMD componenti ho finito, saldato tutto, e adesso passiamo dall'altro lato. Ok, ho finito anche dall'altra parte, mi sono rimasti un po' di componenti, però penso che sono di scorta. State attenti perché se cade uno componente è difficile trovarlo. E adesso vado avanti con i LED e vediamo qui. Allora, la gamba più lunga è il positivo, sulla scheda è scritto dove il positivo. Più ok, e abbiamo ogni ora un LED rosso. Ok, così inseriamo, e ogni minuto abbiamo un LED verde. Così dobbiamo inserire tutti i 16 LED uno per uno, controllando bene la gamba che, ripeto, la lunga è più positiva. Ok, ho saltato un buco. Adesso e praticamente diventa un LED rosso, dopo 4 verdi e il quinto LED ancora rosso. C'è segnato anche. C'è l'ora 1, 2, 3, 4 e così via. Ai, non è entrato. Ecco così. E adesso inserisco tutti e comincio a saldare. Ho inserito tutti i LED, abbiamo un albero così. Adesso vado a saldare tutto. Poi dobbiamo togliere le gambe. Ok, così passo un po' con flussante. E cominciamo a saldare. Uscito così, c'è da qualche parte un po' storto, si può un pochettino raddrizzare tutto, per esempio questo non mi piace perché non è entrato, ecco, fino in fondo. L'ho spinto un pochettino.
più o meno va bene. E adesso dobbiamo togliere tutte le gambe. Ok, ho pulito la scheda un po' e adesso andiamo a inserire tutti gli altri componenti. Allora, i tasti. Finendo quasi di saldare tutti i componenti, sto saldando adesso il display ultimo piede, poi taglio i piedini. Allora è uscito tutto così. Allora ragazzi, finito tutto, adesso inseriamo nostri chip. Primo ho messo qui, questo grande, inserito qua la batteria, va inserita di qua e colleghiamo al nostro power bank. Ok, si è acceso un led qua, non funziona, spengo la luce un attimo, però adesso bisogna capire come funziona con questi tasti. Vabbè, si è spento il power bank. Questo led rosso non funziona.
con qualcosa qui che non ho. Però il resto sembra funzionante. Adesso provo a controllare. Ragazzi, buona notizia! Eureka! Vi faccio vedere che adesso l'orologio funziona completamente bene. E la soluzione è così. Non so dove precisamente. Con saltatore ho passato tutti i componenti di qua, che no, ho passato tutti i condensatori riattaccando ancora bene, saldando bene, e questi mi sembra transistor, ok, questi componenti SMD ho passato tutti e adesso funziona. Bella notizia, grazie, ciao a tutti.